Buongiorno ragazzi, come avete visto questa mattina purtroppo ho trovato la ruota a terra, quindi ho dovuto dirottare il tutorial previsto di un altro accessorio e dare precedenza a questo air kit che avete già visto. Quindi vedremo l'unboxing di questo accessorio, cosa contiene al suo interno e come funziona fisicamente. Eccoci qua ragazzi, questa è la nostra bella confezione del TI Air Kit. Andiamo a vedere cosa contiene questo gingilletto. Allora, che cos'è questo? Questo è un coupon. Se acquisterete questo accessorio tramite Amazon potrete avere in regalo o un accessorio dello stesso o un'estensione della garanzia di un anno. Basta scannerizzare questo QR code con il vostro telefonino e vi manderà sul sito della TIAE. Una volta entrati nel sito basta mettere il numero d'ordine di questo accessorio sulla scheda che vi apparirà e avrete in regalo, ripeto, o un accessorio o un anno di estensione di garanzia del prodotto. Poi andiamo in ordine. Abbiamo il libretto di istruzioni completo e in italiano, dove spiega tutto il funzionamento, come si può attivare, come si disattiva, come si regola la pressione tramite i tastini che poi vi farò vedere, insomma c'è tutto. Poi abbiamo il cavetto USB attacco dedicato per ricaricare lo stesso tramite un caricabatterie da telefono, tablet eccetera, di lunghezza 1 metro. E poi abbiamo quest'altro cavo con tacco accendisigari e attacco dedicato sempre per ricaricare l'accessorio o comunque utilizzarlo mentre si ricarica, quindi ha una doppia funzione ragazzi, per non stressare troppo la batteria se dobbiamo fare un uso intenso di questo strumento. Questo cavo è lungo 3 metri e poi abbiamo un adattatore per gonfiare le ruote della bicicletta, quindi quella valvolina, quella piccolina, uno spillo per gonfiare palloni, cuoio, basket, pallavolo eccetera, un adattatore in plastica che serve per gonfiare ciambelli, canotti e quant'altro. E poi abbiamo l'accessorio stesso, eccolo qua, riposto dentro questa pratica custodia, il tubo per gonfiare le nostre ruote e non c'è nient'altro. E questo è l'accessorio. Allora andiamo a vedere adesso come è costruito, assemblato questo compressorino della TIAE modello Air Kit. E come di consueto questa ditta ormai ci ha deliziato dei suoi accessori molto ben realizzati e di ottimi materiali, quindi anche questo non la smentisce, non ha evidenti segni di imperfezione, quindi è assemblato molto bene sia nella parte anteriore che posteriore. Abbiamo poi questa comoda torcia da poter utilizzare la sera o la notte. Abbiamo questo pratico display dove accendendo l'air kit il compressorino ci indica la eventuale pressione dello pneumatico o comunque tramite questi due pulsantini più o meno andiamo a selezionare la pressione voluta. Le misure di questo accessorio sono 56 mm per 49 mm per 262 mm ed un peso di circa 0,60 kg, quindi un po' più di mezzo chilo. Poi abbiamo la possibilità di scegliere tre selezioni di scala, quindi abbiamo sia PSI sia bar che chilogrammi centimetro.
per scegliere la nostra scala dobbiamo andare ad agire sul pulsante di accensione. In questa maniera è messo su bar, pigiando un'altra volta va ad impostare chilogrammi centimetro e poi un'altra volta va su PSI, non so se si riesce a vedere nel display, e poi lo riportiamo a bar. La batteria è un 2000 mAh, 22,2 Wh, uscita 12 volts. Questo compressorino dovrebbe garantire una percentuale di aria pari a 20 litri al minuto. La ricarica della batteria dovrebbe avvenire in 8-9 ore e dovrebbe mettere 6 minuti per poter rigonfiare, quindi gonfiare completamente uno pneumatico da 185/70-14. Io ripeto, quando ho utilizzato questo accessorio per gonfiare completamente la mia gomma del cascai, quindi un 215/55-18, cerchio 18, ho impiegato all'incirca 10 minuti, ma ho dovuto inserire questo cavetto per poter supportare la batteria dello stesso, perché stava cedendo. Poi ragazzi, per chi fosse interessato a questo compressorino della TI, vi lascio come al solito in descrizione i link dove poterlo acquistare. Allora, andiamo a vedere ora come funziona fisicamente questo compressorino. Eccoci qua. Allora, il funzionamento di questo air kit è estremamente semplice, come vi dicevo ragazzi. Allora, prima cosa, andiamo ad avvitare il tubo per il gonfiaggio dello pneumatico nella parte dedicata e avvitiamo, e questo è pronto. Poi andiamo a togliere il cappuccetto del valvolino della ruota, andiamo ad accendere il compressorino, ok, poi andiamo ad inserire il tubo, la valvola, e qui già indica la pressione dello pneumatico, che è 2. Questo è il pneumatico posteriore, quindi va gonfiato a 2.1 bar. Da questi due pulsanti più e meno andiamo a settare la pressione che deve raggiungere il compressorino e staccarsi in automatico quando raggiunta. Quindi con il più e con il meno abbassiamo o aumentiamo la pressione. Dobbiamo portarla a 2.1, eccolo qui, il display lampeggia, quando finisce di lampeggiare significa che ha memorizzato la pressione che deve raggiungere il compressore. Poi andiamo ad agire sul pulsante di gonfiaggio, ecco qui, 2.1. quando arriva a 2.1 si stacca in automatico, scolleghiamo, andiamo a rimettere il nostro cappuccetto super personalizzato, che chicche ragazzi, terminato.
Allora, siamo giunti al termine di questa breve recensione per quanto riguarda questo compressorino AirKit della TIAE. Gli accessori di questa nota casa cinese sono molto affidabili, ben curati e funzionali. L'unica cosa che non mi ha convinto del tutto è la capacità della batteria, leggermente sottodimensionata per quanto riguarda questo strumento. Sì, è un 2000 mAh, per l'utilizzo quotidiano è più che sufficiente. L'unica cosa è che se dobbiamo stressare in maniera pesante questo compressorino, vi consiglio di andare a supportare la batteria tramite l'attacco accendisigli. Allora, mi è piaciuto il funzionamento, è molto silenzioso essendo un compressorino, quindi non è eccessivamente rumoroso, mettiamolo in questo modo. Si adatta bene a tutte le valvoline che ho provato finora, quindi auto, moto, bici, palloni, ho provato di tutto ed è tutto funzionale e funzionante. Pratico e display, come dicevo sotto, dove ci indica la pressione dei pneumatici che possiamo impostare dai tasti più e meno. È utilizzabile anche per il solo controllo dello pneumatico per vedere la pressione. Ha questa comoda torcia che possiamo utilizzare di sera o di notte, o ripeto, se portate l'accessorio chi andrà a fare le vacanze in campeggio. Insomma, un multiuso dello stesso che potete utilizzare con tante più soluzioni. Detto ciò ragazzi, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao belli, statemi bene, alla prossima!